Oh, ragazzi, buonasera, ben arrivati a tutti quanti dal servizio clienti migliore di Twitch, dal cugino dei cugini. Buonasera a tutti, signori. Ciao belli, come state? Oggi siamo pronti per partire nell'iperspazio con questi fantastici trollpick in Iron, signori. Tutto bene? Let's fucking go. Andiamo a spaccare il culo, ragazzi. Mei, oggi siamo con Pentakill e Gato Kurame, un grandissimo ritorno nella landa. Let's go boys, andiamo a pilotare aerei qua. Ci schiantiamo, cazzo. Andiamo sulla landa a disintegrarli tutti. Con chi partiamo? Con chi partiamo, signori? Ed è tornato a Honolulu come Merlino, esattamente, signori. Andiamo, andiamo. Mi sentite pronto? Base, pronto? Andiamo dove con chi possiamo partire, signori? Fine della scalata? Come mai? Perché, ragazzi, mi sono rotto di scalare, mi sono rotto. Cioè, scalare fa schifo, ma non è in parte di me, quindi non lo facciamo. Ragazzi, qua si vede tutto ciò che ho nel mio cazzo di scrivania. Voi lo vedete riflesso, cioè, guardate che casino c'è. Vedete, qua ci sono le mie castagne cotte a vapore, capite? C'è il casino, perché qua ci sono queste, e poi ci sono queste, cioè, ci sono castagne cotte a vapore, ragazzi. E castagne cotte a vapore, ragazzi. E poi ci sono anche castagne cotte a vapore, ragazzi. E ci sono un pochino di castagne cotte a vapore su questa cazzo di scrivania, signori. Ma oggi non ce ne frega niente, perché ci sono anche questo cos'è? Ok, questo non posso farvelo vedere, perché sono mutandine usate, restano lì, restano lì. Va benissimo, va benissimo. Un po' di scrivania in queste castagne cotte a vapore, cugino. Un pochino, giusto un po'. Ragazzi, il fatto è che con gli occhiali sono meno espressivo, secondo me, eh. Sono meno espressivo, perché giustamente non vedete l'espressione degli occhi. Quindi riuscire a risultare espressivo con gli occhiali è ancora più difficile, perché io devo fare delle facce assurde. Perché ovviamente, cioè, senza gli occhiali farei mi basterebbe fare tipo così con gli occhi, no? E capireste, invece con gli occhiali, cioè, sembra che tu sei sempre figo. Un pick vero, bello potente, ragazzi. Bello gustoso. Di quello croccante, proprio ah sì, cosa potremmo... Un champion mi si serve dell'AP qua, eh. Mi serve dell'AP, signori. Cosa potremmo prendere? Siamo tutti saluti, a D. Mi saluti, mi saluti. O se no posso anche fottermene i coglioni e piccare quello che mi va. Non è male come tattica. Serat, Victor, Ryze. Facciamo Lilia a sto punto. Lilia da cerbiata che spacca tutti. Però ci serve qualcosa di figo, cazzo. Con gli occhiali, insomma. Chi potremmo prendere? Sì, dai, chi se ne frega, facciamo Lilia. Dov'è? Non ci vedo. Ragazzi, scusatemi, purtroppo ho un problema alla vista. non ci vedo molto bene con gli... Va bene, torniamo in game. Ho un'idea, ragazzi, faccio Mastery. Il classico Mastery Player io me l'immagino così. Ragazzi, voi non vi immaginate che il classico Mastery Player gioca così, con gli occhiali da sole, fighissimo. Mamma mia, sono troppo forte. Porca puttana, secondo me fanno così. Me l'immagino così. Io devo cercare di riuscire a fare un'intera partita così. Secondo voi ci riesco? O impazzisco prima? Buonasera, cugino, come mai gli occhiali? Non voglio far vedere come stanno i miei occhi. Ok, ragazzi, andiamo a giocarci Mastery. Cazzo, stavo per bannarlo. E se lo bannano loro, come faccio? Ragazzi, non bannatelo, prego. Voglio bannarlo io. Porca puttana! Hanno bannato Mastery. Sarà ora di prendere Pantheon, allora. Pantheon esplodi build. Non lo faccio quasi mai. È tempo di one-shottare tutti con le mie lance di Sparta. Secondo me Leonida sarebbe stato così in guerra, se fossimo stati adesso nel 2022. Chiari da sole e via. Perfetto, ragazzi, ci siamo. Cazzo, c'ho le summoner invertite, no! Perché? Perché mi ha messo... Ah, perché avevo messo... Cazzo, il ghost avevo messo. Cosa avevo messo? Mi ha messo lo smite al posto di quello. Porca troia. Potresti spiegare Pantheon? Allora, praticamente Pantheon è uno spartano. La sua passione era fare il fornaio, ma purtroppo non c'è riuscito. Di conseguenza è diventato un lanciere. E da lì in poi... Usava la sua lancia per trafiggere i nemici. E fa molto danno. Inoltre, ti può anche stunnare. Buonasera, Killsan, ben arrivato. Ecco qua. È un personaggio palesemente copiato da... Come si chiama? Leonida. Ciao cugino, quando esce la Miss Fortune Song su Spotify necessito? 25 settembre, ore 18. Cazzo, nessuno ancora me l'aveva chiesto. Finalmente io c'avevo questa informazione qui da tempo. Ora lo sapete. Bene. Ora sai tutto. Il passato marcia con me. Dei sono codardi. Oh cazzo! Sto stronzo mi ha sgamato.
Porca puttana, ragazzi, è stato preso il nostro spartano. Ok, ci siamo. Sistemo le mie cose. Noob. E si continua. Ciao Cremisi, buonasera, ben arrivato. Se l'hai giocata bene, ah sì, eh? Sono i miei occhiali da sole, ok, sono i migliori. Questo è il giocatore medio di LoL. Ha flashato Victor e ha flashato anche lui. Guardalo, guardalo, il giocatore medio di LoL si accinge a gankare, ma non sa che era contro uno spartano. Sto arrivando. Pezzo di merda. Peccato, ragazzi. Ok, ok, ci andiamo. Scappi? Codardo. Cali, muovi il culo. Bene. Salì, salì, Betra. Dobbiamo impettare il salto, fa niente. Oh, questo? Salta, salta. Tagliuzzati, avete visto lo spartano? Abbiamo fatto una morte e poi abbiamo fatto subito 4 kill. Che cazzo sta succedendo qua, ragazzi? È il Gogino. Gogino, io vado a domani che ho buona scuola, buona continuazione. Grazie anche a te. Quindi il pugno la lancia. Ciao, Shark Leuca che scrive: mamma, quanto sei scarso, Gargamella. Cazzo, essere scarso ad avere 4 kill participation al minuto 5. Voglio vedere tu quanto fai, caro mio. Ah, scusa, probabilmente è schifo. Buonasera, Magichiamo, ben arrivato. Molto bene, molto bene. Buonasera, venditore, quanto tempo, bentornato. Ciao, Roku. Ma non hai paura che i bronzi si mettano a fare stream sniping? Assolutamente no. Perché non potrebbero mai farlo. Mi basterebbe attivare l'anti-ghost. Chi conosce il miglior anti-ghost del mondo? Voi. Giusto, ragazzi? E cosa sapete del miglior anti-ghost del mondo? Ho visto quanto non potevo mancarmelo. Bravissimo, venditore. Ben arrivato. Il cugino gestisce tutti, non si risparmia. Stasera no. Non osatevi mettervi contro di me. Ma soprattutto, ci vedi o stai utilizzando il tuo sesto senso? Sto usando il mio sesto senso, signor Xiaomi. Non ci vedo molto bene. Però vabbè, io mi immagino le cose. Purtroppo non ho gli occhiali contro la miopia. Quindi vedo molto sfocato. E anche oscurato. Ma non fa niente. Si gioca lo stesso, ragazzi. Ciao, Bob Lops, buonasera. Ah sì, la vista è sopravvalutata, esatto. All'improvviso tace. Carina quella minimappa, sembra quella legit. Esatto, ragazzi. Questo è il motivo per cui il miglior anti-ghost è proprio qua. Ti potrebbe peggiorare la vista se non metti gli occhiali? Oddio, in realtà cos'è che mi peggiora? Perché? Siamo ciò che comunque sia, mi proteggono lo stesso da la luce dello schermo. Sono occhiali da sole, o no?
Provi Misitano, visto che tu ne sai. Mi dica. Intanto la nostra Jinx ha 2 kill. No, non mi sto sforzando, Roy. Cioè, proprio non sto stringendo gli occhi per cercare di vederci, ok? Lo so che quello lì fa male. Preferisco vederci poco e non sforzarmi. Buonasera, Riga. Ho un istinto. Sento le cose. Un vero spartano. Vieni dentro al cespuglio, scusami. Che fa? Sono la punta della mia lancia, alzata contro la resa. Mi hai baitato. Tesorino. Ma basta veramente, però. Arriva lo spartano. Tesi Sparta. Ti presento Sparta, tesoro. Bene, bene. Me la faccio? Era saltato di là, quindi mi sono salvato. Ah no, ok. Perfetto. Lo spartano se ne va trionfante. Serie di uccisioni del nemico. Sì, sì, ci sto attento, ragazzi, ci sto attento, non vi preoccupate. Internet non sta andando. Torna a bere come un alcolizzato. Quale sono? Buon, continuo là. Ciao, Vitto. Ciao, cugino, sei in versione hawaiana? Sì, sono in versione hawaiana, ragazzi. Ok. Molto bene. Non sei troppo chat con quegli occhiali. Hai visto, Lillian? Tutto per te. Sono entrato ora in live e non capisco che cosa The Food Isn't Good. Stanno per fare il drago, i nemici. Ma uno spartano di livello 6 non importa. Ma perché sono solo a livello 6, cazzo? Sono quello con più kill della partita. Sono sotto di 2 livelli. 50 di farm. Non mi merito questo trattamento. Riot Games, dov'è la mia exp? È la skin cugino pool party? Benissimo. Sto arrivando, mio caro. Eccolo qua. Lo spartano che non si merita. Che lo è, Honolulu. Buonasera, cugino. Ciao, Ciccio. Ben arrivato. Come si fa a mettere il timer agli obiettivi? Questo qua è il mio timer mentale. È collegato alla mia mente e mi ricorda tutto. E viene trasportato lì. Normalmente non ci sono questi timer. Honolelo. Molto bello. Grazie, ora state vedendo la nuova skin del cugino. Perfetta. Buonasera, Ciccio. La hawaiano con origini spartane. Mi piace. Cugino Matrix. Quello no, però. Non lo sono. Ma guardate qua cosa ho trovato. Quasi quasi lo uccido. Anzi no. Ho cambiato idea. Facciamo che non lo farò. Dai, lo lascio in vita per ora. Per ora lo lasciamo in vita. È una questione che decido io, ovviamente. Sparta! La mia era solo per dare un po' di grinta alla squadra. Loro grazie a me ci hanno creduto e hanno aumentato i danni. Inarrestabile.
Generosissimo. Cugino il Ciao, generoso. Hai già fatto pentakill con questo campione? Grazie mille, signor Onobonny della Sub, ben arrivato tra i cugini. Che potenza. Dobbiamo tutti trovare il nostro posto. Grazie, caro. Benvenuto in community. Per potermi rialzare ancora una volta. Cugine Roso. Cugino il misericordioso, siamo a livello 8. Bene. Anche Lux, stasera Cugi. Ciao Poised, buonasera, ben arrivato. Stiamo giocando lo spartano più spartano che c'è. Molto bene, molto bene. Ho trovato mille volte il mio limite. Senti, vado a farmare. Non ho voglia di combattere. Cugino, sembra che stai al mare. Che ore sono lì da te? Davvero? Infatti qui da me è giorno. E Pantheon si è lanciato alla montagna più alta di tutta la Grecia. Dopo 10 anni di sofferenze, 10 anni di interminabili incubi, tutto sarebbe terminato. La morte l'avrebbe salvato dalla follia. Che poeta, signor Omura. Ti hanno dato il diploma di poesia. Ehi, ciao. Ciao, Rodolo. Buonasera, ben arrivato. Ragazzi, come vedete, vedo tutto lo stesso. Non mi sfugge nulla. Stanno spaccando tutto, so! Come cazzo facciamo? Yorick, smetta di fare casino, prego! Vaffanculo! Tutti tagliuzzati! Questa è la mia lancia e ti infilgo nella pancia! Un dolore atroce! E adesso andiamo botlane. Assolutamente sì, Arian. Bellissima Panther. Adesso vado bot, sì. Dove sono? Sono già fuggiti. Ok, allora Yorick probabilmente torna top lane. Noi dobbiamo affrontare gli altri qua. Anche se è un nemico, sono sempre contento di vedere uno Yorick eccellere. Mm-hmm. È un po' sadico però. Ti fidi di me? Hai fatto bene, cazzo. Li abbiamo massacrati tutti. Porca puttana. Fidati del cugino. Fate il drago. Do Drake now. Bravi, cazzo. Che vi siete fidati. Ho sete. Devo bere. Ogni tanto anche gli spartani bevono. Quando avrò finito. Bene. Andiamo. Ehi, ciao. Ciao Nicolas, grazie del follow, benvenuto. Ok. Andiamo? Ops! Ciao bello! Non mi prenderete mai! Cazzo culo figa! Mi hai fatto esplodere come una vera puttanella, caro mio, ma adesso toccherà a te. Rap, sono un forno di idee, mi sento calda, brava Zesti, così devi essere. C'è un rap che rappa. Molto bene, grande Warro, ma non ho rappato niente. Se non sbaglio, prima non avevi la spina di pancia asceso? Perché hai messo?
Cos'è che avevo? Cugino, mi hai fatto tornare la voglia di giocare a LOL. Ma la quarta partita di fila trovata dai compagni mi sono ricordato perché avevo smesso. Cazzarola, Fabio. Mi dispiace. È colpa mia. Siete fatto tornare nella merda. A rimetterci le mani. Hai trovato la merda anche tu di nuovo. Ti hanno detto ecco perché tu avevi scaricato questo gioco, ecco perché l'hai disinstallato. Oh no, cosa succede? La little help you me please, fefe, just a team. Mi dispiace, caro. Sì, positivo. Pensa che hai dei cugini anche tu. Fai così, gioca con Nippermaid. Non ti trolleranno loro. Sarai tu il loro troll. Trova un gruppo di amici. Fai amicizia. E poi trollali tutti i game. Sì, tu il loro troll. Oh, dove è andata Tristana? Non c'era più. Ecco perché Pantheon Explode Build one shot a tutti. Ecco. Arriva Pantheon. Tagliuzzato. Ok, andiamo back. Sono contento di essere maturato e di essere di nuovo qui, ma Venditore, hai fatto la maturità? Maturato in che senso, caro? Ciao, Godkai, questi occhiali sono per coprire una cosa. Che danni godo, molto bene. Sei positivo, tutto viene nel covid. Il signore degli anelli, ciao, grande coditore, esatto. Ma fare la Q senza colpire sulla... Senza colpire nulla stacca la passiva, sì. È per quello che lo faccio. Quasi mai, però a volte succede. Tagliuzzato. Tagliuzzato. Va bene, va bene. Nessun altro vuole essere tagliuzzato. La tua squadra ha distrutto un turno. Un nemico è stato ucciso. Il mondo si muove. Il cielo è... Molto bene. Hai l'occhiaio oppure Codice ti ha fatto un occhio nero? Pensa che bel rapporto che pensano che abbiamo, Codice. Vabbè, sì. Vabbè, quando senti, il Codice... a Bologna. Oh, sai cosa, cugino? Ti meno. Ti meno un po'. Vai. Ti picchio. Grazie per il lavoro che mi dai. No, c'è un amione. È proprio un amico. Aspetta che ti metto. Questo fanno gli amici. Dalle mie parti. Va bene, va bene. Praticamente Codice Barra è andato oggi col treno da Pisa fino a Bologna per dare un pugno a rap. E poi dopo è tornato a Pisa, così dopo un'oretta. Sì. Ho deciso di fare questo viaggetto. Ma come si è permesso? Lei di interferire i nostri piani. Stavamo facendo un threesome qua e lui arriva così. Culetto, figa, sederino, sessone, cazzo, culo. Va bene. Nulla di grave, nulla di grave. Non andiamo in escandescenza. Stiamo calmi, stiamo calmi. Non diciamo parolacce. Giuro, sta giocando troppo bene. Bravo, meriti un premio. Oh, attenzione. Ragazzi, il cugino merita un premio qui. Che premio merita, secondo voi, da questa ragazza? Vai, proponetele delle idee. Vediamo un po' che premio mi merito dopo aver giocato così bene. Sei proprio un ciula, non ho fatto niente. Buonasera, che mi sono perso. Ciao, King Giorarino, ti sei perso il cugino con gli occhiali. Cosa devi coprire? Non si può dire. Cugino, ti ricordi la lama sanguigna? Ah, mamma mia, sì.
questa ragazza, tua moglie, al massimo ti meriti delle ciabatte. Sì, nel senso, io ho detto questa ragazza perché loro non sanno che sei mia moglie. Cioè, non tutti lo sanno, giusto? Non è che posso dire mia moglie così e magari loro capiscono chi è. Io ho detto questa ragazza. Però dai, va bene, va bene. Cosa merita dalla moglie e il cugino? Ciabatte d'oro? Perfetto, ragazzi. Nuove ciabatte d'oro. Certo, è pieno di merda. Quelle valgono un sacco. Davanti a un campo di grano. Ho voglia di caldarroste. Ma io ho queste, se vuoi. C'ho delle castagne cotte a vapore. Ti piacciono? Spero di sì. Un alleato è stato ucciso. Ciabatte per le mani? Cioè, esistono le ciabatte per i piedi, ma non per le mani. Questa cosa mi fa veramente imbestialire. Io li chiamo guanti, però. Questo qua lo voglio massacrare, proprio. Sì, ma mi ha rubato la kill! E ci sarà Luca Comics? Se fai il bravo, sì. Certo che ci sono, ragazzi. Ci becchiamo Luca Comics. Mi raccomando, portate i dolci. Facciamo un ritrovo. Castagne cotte a vapore. Da quanto sono lì? Sono nuove. Ho fatto la spesa l'altra sera, Sara. C'eri? Sa di no. Non c'è più. Ma questi nemici che cazzo stanno facendo? Arriva dal cielo la combo di Pantheon, la morte per te. Tristana è stata lanciata. Ho deciso, ragazzi, cambio nome in Sono Maschio. Sono Maschio, tua sorella, cugino oppure una tua amica? Cioè, ti immagini? Porca puttana. Grande cugino, ritrova Luca Comics allora. Yeah, grande James Prodigy, buonasera. Benissimo. Sarò anche al Games Week. Il clamore dell'acciaio. E ci sarà anche codice barre, probabilmente. Così potrete finalmente vedergli il... non lo diciamo. Andiamo mid. È troppo lontano. È troppo lontano. Da qui fa luce, vabbè. Perché non ho il flash? Ah, perché c'ho il flash sulla F. F in chat per questo flash sulla F. Io sono lì che mi chiedo perché non mi flash e poi controllo che... Maledetto! Perché c'ho le salmone rinveltite? Senti, facciamo così. F. Stiamo perdendo la partita! Mi incazzo se perdiamo la partita. Non mi arrenderò. Sorry guys, game's on me. Now we win. Ma stai trollando, giusto? Se pushavi le torri ne vincevi a 3 di game, mi fido così come sei. Assolutamente sì, Black, non leggi. Troll pick in Iron Bronze. Ward? E intanto ne ho fatto tripla. Ma dove cazzo è la mia squadra? Ma sta giocando 1v5. Am I playing 1v5, team? Can you help when there is Drake? Please? Thanks. You go solo, per forza. Voi non ci siete. Che facciamo? Le aspettiamo? Guardiamo soli a guardare? Cazzarola. C'è il naso stop lane ferma fa ma, mentre c'è il drago up. Akali stava a fare il blu, non si sa perché. Jinx, boh. Fare come il cugino non calcola Yumi. Ma certo che la calcolo, ma...
per forza sempre made, ma gli altri che cazzo stanno a fa? Andiamo, va. Devo finire Lord Dominic il prima possibile, così almeno penetro anche le armature più grosse. Infatti, vedete il mio team, vedete che da solo muore. Dai che mi mancano 150 gold. Su. Siamo colti tra Darkin e incarnazioni. Oh, abbiamo preso il drago? Come abbiamo fatto? Akali, brava Akali. Bene. Almeno qualcosa di utile è stato fatto. Ma mi sa che mi serve la danza della morte. Però se muoio ora è la fine. Vaffanculo, Yorick, zitto, accuccia, arrenti, sepolto. Bella ultima, un po' in ritardo. Bella, quindi, ciao mazza. Masterino. Niente scalata oggi. Ma perché va in giro con il laboratorio di analisi per stabilire il testosterone alla gente? Ma che cazzo stai? Sto in giro col laboratorio, cioè porto dietro un intero edificio. Che cazzo ci riesce? Scusami. Amico, che cazzo dici? Il tuo inibitore sta per rigenerarsi. Se mi butto lì muoio forse. Però non c'è Yorick in realtà. Cazzo culo figa vagina! Serat mi ha disintegrato. Niente ragazzi, mi sa che la partita è persa. Vai Jinx! Buono, sta andando bene il team invece. Vai Jinx, spara quelle cazzo di missili, vai coi proiettili! Sì, aiuta quella Jinx! Jinx, non stare così vicina, cazzo! Un po' di distanza da quel nemico! Vai Akali, spaccalo subito con lo shuriken, non potevi missarla, cazzo, potevi fare la Q, attacco base, dai! Sì che ce la fai, grande team, siete fortissimi! Ho sempre creduto in voi. Wyoming, addirittura la O, cazzo! Inventano nuovi modi. Qua abbiamo bisogno di resistenza magica a questo punto. E non farti sconfiggere mai. Sono un po' indeciso in realtà. Ci serve tipo tutto. Perché qua abbiamo contro Xerath e Viktor, che fanno tanto danno magico. Facciamo così. Stasera versione cugino Discos tu? Scusa, tanto sei inutile. Ok, andiamo dal drago. Guardato qua.
Zitto! Cosa vuoi fare, Volibear? Io ti vedo! Ti vedo, Volibear! Stai zitto! Non passerai. You lose, man. Quando mi dicono queste cose. Non ci arrendiamo. Sarò il guardiano di questa partita. Intanto ora con questo oggetto loro non mi ammazzano più. I maghi. Faccio così e non vedo più niente. Niente. Team regroup mid. Questi occhiali ti stanno da Dio, cugino Love. Mi ha massacrato la sua ultimate. Questo perché c'ho il flash sbagliato. Io lì che flashavo, ma non è andata bene. Dai, dai. Dai, dai, dai. Che abbiamo un team fortissimo, cazzo. Ero lì che premevo F perché lo vedo solo l'F. Però poi mi sono ricordato dopo che avevo messo la D. Cerca di scappare, cerca di scappare. Scendi e inizia a correre non verso la base, non verso la base. Ok, fagli perdere più tempo possibile. Brava. Brava, Yumi. Il tuo inibitore sta per rigenerarsi. Si fatto vedere però. Prendi la pantina e scappa. Io arrivo di ulti. Non perdere tempo, che se ti ammazzano perdiamo il game. Sto arrivando qua, stai fermo lì. Victor top. Vaffanculo tutti, pezzi di merda. Tutti quanti zitti. E adesso vado a vincere questa cazzo di partita, se col vostro permesso, grazie. Creepy base. Base Tristana probably. Forse un'altra torre potevo farla. Ho seppellito i pianti. La tua squadra ha distrutto una torre. Ehi, ciao. Serie di uccisioni interrotta. Drago.
Grazie della sub, Cristiana. Ma qua che danni. Ok. Non hanno la zona quelli. Ma se... sì sì. Ho 90 di in più quando mi sei sopra. Perfetto. Molto bene, cazzo! Non si ferma lo spartano. Paf! Precisissimo, cazzo! Dal momento che la scalata è la nostra destinazione. Affanculo il tuo Sterak di merda, pezzo di merda. Scappi? Bravo. La partita la vinco io. Facile, starsene in base. Pezzo di merda. Guardalo lì che non dà la penta. Ma non ce ne frega un cazzo della penta, abbiamo vinto contro questi stronzi. Vaffanculo, GG, che cazzo di game. Molto bene. Molto bene, grazie Miss Pesca Top del follow pin, grazie anche a te del follow ragazzi, benvenuti. Quanto si sto godendo. Allora cugino, funziona la cosa della Q, funziona tantissimo. Io che volevo la penta, la volevo anche io ragazzi. Ma non fa niente. Però purtroppo quel volibear mi ha chiuso nella gabbia. Mamma mia. Che partita, è stata veramente intensa. Con questo team che ci siamo ritrovati, con quel team lì, erano veramente grossi questi nemici. Erano veramente grossi, erano veramente potenti. Porca puttana. E ora si fa Seraphim. Sì, ma adesso mi tolgo gli occhiali e vi mostro i miei veri occhi. 105.000 danni, perfetto. Ciao Mura, Dios, buonasera, Nolo. Buonasera cugino, come mai sti occhiali per aumentare la nostra fierezza, la nostra potenza? Molto bene, molto bene. Sono quasi riusciti a vincere la partita. Adesso andiamo di Seraphim.